Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa nuova lezione di grammatica parleremo del complemento di tempo. Il complemento di tempo inquadra l'azione o la condizione espressa dal predicato in una cornice temporale e a seconda della funzione che assume, il complemento di tempo può essere classificato come complemento di tempo determinato o complemento di tempo continuato. Il complemento di tempo determinato ci informa su un momento preciso in cui avviene un'azione o si compie un fatto. Quindi vediamo qualche frase di esempio. Torneremo questa sera oppure partiremo domani mattina. Il treno arriverà alle 7, eccetera. Quindi possiamo dire che nel complemento di tempo determinato abbiamo proprio un'indicazione precisa del momento in cui avviene l'azione espressa dal predicato. Ecco, come elementi distintivi possiamo dire che se costituito da un nome, il complemento di tempo determinato è introdotto dalle preposizioni proprie di, a, in, tra o fra e dalle preposizioni improprie dopo, prima, verso, circa. Può essere anche espresso da degli avverbi di tempo, come ad esempio dopo, subito, presto, tardi, ieri, oggi, domani, raramente, finora e così via. O anche da locuzioni avverbiali di tempo, quindi le locuzioni sono formate da più parole, quindi una volta, un giorno, tempo fa, al mattino, prima o poi e così via. In ogni caso risponde sempre alle domande quando oppure fra quanto tempo. L'altra tipologia è il complemento di tempo continuato, che ci informa invece sulla durata dell'azione espressa dal predicato, quindi non più sul momento esatto, ma appunto su un'azione che si sviluppa nel tempo, della quale ci dà appunto idea della durata. Vediamo una frase esemplificativa anche qui. Ho lavorato in questa azienda per 20 anni, oppure ho studiato in quella scuola per 5 anni. Quindi abbiamo certamente ben chiara la differenza, insomma, rispetto agli esempi precedenti, perché appunto qui incontriamo una durata, un tempo, una quantità di tempo continuativa. Gli elementi distintivi in questo caso sono se costituito da un nome, il fatto che sia retto dalle preposizioni proprie da, in, per, oppure dalle preposizioni improprie oltre, durante. Può essere espresso anche in questo caso da un avverbio che indica appunto la durata, quindi sempre, lungamente, ininterrottamente e così via, o da una locuzione avverbiale, quindi anche qui più parole che mi diano sempre l'idea della durata, quindi a lungo, per sempre, da allora, da quel momento, eccetera. Risponde quindi in sostanza alle domande per quanto tempo, da quanto tempo o in quanto tempo. Ecco, poi nei complementi di tempo continuato introdotti dalla preposizione per, la preposizione può essere anche omessa, può essere sottintesa, quindi si può dire ad esempio ti amerò per sempre o anche ti amerò sempre. Bene, abbiamo concluso questa breve spiegazione sul complemento di tempo. Spero come sempre che l'abbiate trovata utile e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!